Pazzerello di un fratello, pazzerello. Allora, di una cosa sola sono felicissimo, del fatto che tu abbia dato il mio numero di telefono. E questa cosa mi rende veramente felice. Anzi, ti dirò di più. Adesso dimmi chi è, dov'è questo pub, come si chiama, spiegamelo se non ti ricordi come si chiama e quant'altro, perché lo chiamo così gli invio i soldi del panino. Perché insomma è giusto che deve essere pagato, insomma, è remunerato, ci mancherebbe. Quindi fammi sapere come si chiama o dov'è, insomma, spiegaglielo bene bene l'anto, in modo tale che io posso mettermi in contatto e chiedere quanto è la spesa e glielo invio. E poi non devi pensare, allora, sappi che no, io sono con te, anche il babbo è con te, ci mancherebbe. Però l'unica cosa che noi ti vorremmo far capire a che cosa andiamo incontro, io ecco perché quando ti dicono chiedi, sicuramente ti accontentano, perché quello che chiedi ovviamente loro cercano sempre di accontentarti. Non c'è bisogno né che mi dica le bugie, perché non ha senso, cuore mio, perché tu lo sai, no? Poi c'è chi va a riferire al babbo, no? E lo sai com'è la situazione, e quindi io poi ovviamente le vengo a sapere certe cose e mi rattristo più che altro perché ti viene tolta questa possibilità di libertà. Ma io credo che non è stato sicuramente l'iniziativa di toglierti la carrozzina, non è stata quella del bar, sicuramente è stato qualche medico, qualche dottore, perché visto e considerato quello che è successo in questi giorni, e allora si sono preoccupati e avranno detto al babbo: gliela togliamo la carrozzina. Ecco, questo è quanto. Quindi non è stata un'iniziativa, secondo me, da parte del babbo. Poi, vabbè, riguardo il fatto di riparlare col babbo per la carrozzina, non lo so, cuore. Mo, visto e considerato, davanti a sta situazione diventa un po' difficile adesso. Quindi, mo, vediamo un po', aspettiamo qualche giorno, rifletti su tutta la situazione e poi ne riparlo col babbo, perché il babbo poi deve riparlare con i dottori, diventa un casino adesso, quindi abbi pazienza adesso qualche giorno. Comunque fatti portare la sedia a rotelle, quelle che comunque hai bisogno di qualcuno che ti sposti per il momento, perché io non ti voglio vedere a quel letto, e aspettiamo qualche giorno prima di richiederla. Però, cuore, devi riflettere su questa situazione. Non sono assolutamente arrabbiato con te, sappilo. Diciamo che mi rendono felici queste pazzie, però allo stesso tempo mi fanno preoccupare. Per il tuo bene, per la tua salute, ecco, solo per questo motivo, capito? Lo so che per te è stata una gioia immensa uscire da quelle quattro mura, però io immagino come andavi tu avanti e dietro, tutto sparato con la carrozzina, col pigiama per giunta. Babbo, dai, mo vediamo, mo statti tranquillo, vedi se oggi fatti portare almeno la carrozzina quella normale, in modo tale che ti fai spostare, non stare a letto, non ti buttare giù mentalmente, la risolviamo questa cosa, però devi riflettere sull'accaduto, perché solo così ti rendi conto che magari potevamo avere delle conseguenze peggiori, insomma. Tu dici che cosa mi poteva succedere? Cuore mio, già il fatto stesso che è mal di gola, raffreddore, poi inizia la febbre, e quindi poi per riprenderci dobbiamo prendere le medicine. E tu non è che le possa prendere poi così tanto queste medicine. Capitava che magari c'era qualcuno che aveva qualche infezione, lo so, cuore mio, tu dici, tutto a me doveva capitare. E lo so, guarda, però la situazione che abbiamo è un po' delicata, un po' particolare. Ecco perché ogni volta che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo chiedere. Ripeto, cuore, sicuramente
ti accontentano in tutto e per tutto, quindi basta chiedere, basta esprimere la propria volontà di fare una cosa e sicuramente, voglio dire, ti accontentano. Magari non al 100%, perché io presumo che se tu avessi chiesto voglio un panino, magari non te l'avrebbero fatto fare, però magari, sai, ti avrebbero portato fuori, ti avrebbero messo il giubbottino, ti saresti fatto una passeggiata, tutto con calma e con tranquillità. Lo so, cuore, non mi dire che non ti capisco, perché io ti capisco. So cosa significa, ma non perché l'ho passato, però so cosa significa stare chiusi in quattro mura. Figuriamoci, io sto male se sto chiuso in quattro mura pure per due ore all'interno dello studio, dell'ufficio. Figuriamoci se non capisco cosa significhi stare circa 4 anni chiusi in un ospedale. Va bene? Quindi mi raccomando, adesso con tranquillità vediamo un po' quello che possiamo fare, ma al momento però stai tranquillo, non dare del matto di pazzie, perché comunque adesso dobbiamo un po' sistemare il tutto, va bene? Facciamo trascorrere qualche giorno e poi vediamo. Beh, mi raccomando, cuore mio, mangia. Un bacio, un cuore e un abbraccio.